Qualche giorno fa è successo qualcosa di incredibile, ovvero ho fatto sposare due miei fan. Tutto inizia l'8 febbraio quando Roberto, un ragazzo da Belluno, mi scrive su Instagram chiedendomi se volevo aiutarlo per la proposta di matrimonio alla sua ragazza. Grazie al mio coinquilino Manuel, dopo un po' di giorni riesco a leggere il messaggio e così gli chiedo un po' di info su di lui e su come volevo procedere. Roberto mi dà tutte le info del caso, la data della proposta, della sorpresa alla sua ragazza, la fissiamo 2 mesi dopo, al 30 aprile, e così decidiamo di risentirci più avanti. Nel frattempo io ho fatto un po' di cosine, sono andato in Olanda in moto, trovate tutta la serie completa qui in alto a destra, fino ad arrivare agli inizi di aprile dove iniziamo a mettere giù il vero e proprio piano strategico per la sorpresa. Il luogo designato è il Costo di Asiago, è una strada molto famosa in Veneto per i motociclisti, 10 km di strada con 10 tornanti incredibili. Il posto naturalmente lo ha scelto Roberto e dato che questa strada la conosco molto bene, ho pensato di consigliargli un punto strategico dopo il 10° tornante, una piazzola di sosta con un panorama incredibile sotto tutta la vallata. Roberto si fida di me e iniziamo a mettere giù il piano d'azione. Le idee sono state tante diverse, avevamo pensato anche al famosissimo e popolarissimo inseguimento in moto, sicuramente avete visto qualcosa in internet, ma io sinceramente non me la sentivo e anche lui voleva rimanere un po' più low profile. Così dopo diversi messaggi abbiamo trovato la quadra perfetta e ci siamo dati appuntamento il 30 aprile alle ore 15. Il mio primo compito era quello di trovare 4 persone, 4 motociclisti, dei quali 2 non riconoscibili, quindi 2 persone che si sono viste poche volte nei miei video. Roberto mi ha chiesto di stare attento a questo particolare, dato che lui e la sua ragazza Sara guardano i miei video come volti non conosciuti, quindi ho chiesto a Borti e Nicolas, sia loro che le loro moto sono uscite poche volte nei miei video, poco rispetto ad esempio alla moto di Manuel, ovvero il terzo partecipante, e dato che a moto, compresa la mia, eravamo già in troppi, ho deciso di chiedere alla Carlotta se voleva essere la quarta partecipante e ha confermato. Oltre a loro 4 c'è una persona jolly, qui con noi abbiamo anche Manola che è la testimone della coppia, cara amica di entrambi, la quale parteciperà al piano. Il 30 aprile alle ore 14, un'ora prima dell'arrivo di Roberto e Sara, ci troviamo in questo parcheggio ai piedi della strada del Costo. Ho scelto questo parcheggio perché è un incredibile punto strategico, è sopraelevato rispetto alla strada, tra la strada e il parcheggio c'è una siepe e come divisorio tra i parcheggi c'è una ringhiera. Essendo sopraelevati rispetto alla strada è veramente difficile vederci, poi naturalmente noi ci metteremo nascosti dietro la siepe, quindi è impossibile che ci veda. In pratica vuol dire essere invisibili. Alle 14 sono tutti presenti puntuali al parcheggio. Inizio subito con una minchiatina motivazionale. Oggi intanto dobbiamo capire che scriveremo un pezzo di storia dentro alle vite di 2 persone, giusto per caricare il gruppo. E comunque è una cosa importante, volevo la concentrazione massima da tutti. Roberto ci ha preparato per ognuno una maglietta. Qua c'è un mi vuoi sposare. Che cosa carina. Carlotta, te sarai il punto interrogativo. E alla fine abbiamo la testimone con il posso venire anch'io. Le prime indicazioni devo darle a Borti e Nicolas. Loro saranno un punto fondamentale per la riuscita del piano. Sono gli incaricati di salire fino allo spiazzo dopo il 10° tornante, mezz'ora prima dell'arrivo di Roberto. Stiamo parlando quindi delle 14:30, per liberare completamente il piazzale nel caso in cui fosse occupato e parcheggiare le loro 2 moto alla destra del piazzale per simulare un gruppetto di motociclisti fermi in quello spiazzo a fare foto. Il vostro compito è andare su, se ci sono macchine, se ci sono moto, dovete dire, guarda che tra poco vengo a spostarsi, potete spostarvi per piacere, sperando che uno alle 3-5 non si metta lì. L'ultima indicazione per Borti e Nicolas è quella di tenersi il casco su, così da far sembrare che sono appena arrivati. Per risultare il più precisi possibile, a Roberto gli ho chiesto di mandargli la posizione in tempo reale a Manola. Qui abbiamo la posizione in tempo reale. A questo punto rimaniamo solo io e Manuel, rispettivamente con Carlotta e Manola come passeggere. Se vi state domandando con quale scusa Roberto ha portato Sara sul Costo da Belluno, è perché lui ha convinto lei di partecipare a un raduno sulle 500 d'epoca che piacciono a lei, ma che è stato inventato da lui, modificando questo volantino che è incredibilmente fatto bene. Monitorando la posizione in tempo reale di Roberto e Sara, abbiamo la possibilità di far partire tutte le registrazioni con le nostre action cam installate nei caschi. Mentre siamo in moto, quindi, io e Manuel possiamo comunicare tramite un interfono, lo vedrete a breve. Il compito mio e di Manuel è quello di aspettare la macchina di Roberto, lasciargli un 30 secondi di distacco, accendere le moto, iniziare a salire per la strada del Costo, recuperare l'Audi A4 station wagon di Roberto e Sara, stargli un po' dietro tanto per fargli qualche ripresa, superarli a circa metà strada, creare un po' di distacco superando le macchine. Essendo un sabato siamo fortunati, è la strada che porta su ad Asiago, percorrendo la salire è molto trafficata, essendoci 90 all'ora in moto è molto semplice superare file di macchine che vanno su ai 40 all'ora, in macchina superare è già più difficile anche perché è in pendenza. Il sorpasso dovrà svolgersi molto in fretta per evitare che Sara riesca a identificare le nostre moto, anche perché la mia è arancione. Naturalmente non gira la testa se non ci sgamba. Grazie.
Sono sicuro che lo farò. Te ricordati di mettere dentro i capelli, se no ti sgama. Assolutamente. Subito. Sì. Per non farci riconoscere io, Carlotta, Manuel e Manola, terremo abbassata la visiera scura. Creando il distacco, abbiamo il tempo di parcheggiare in barricata, che è esattamente il bar adiacente allo spiazzo in cui vogliamo fare la sorpresa. Metteremo le moto in barricata perché nel weekend è pieno di motociclisti e quindi le nostre sicuramente si confonderanno con tutte le altre che sono lì. A questo punto io rimango in barricata perché sono l'unico senza maglietta. Non ce l'ho perché naturalmente sono l'incaricato per le riprese. Manuel, Carlotta e Manola con un guizzo devono passare la strada, ritrovarsi in gruppo con Nicolas e Borti, fare finta di ammirare il panorama. E a questo punto Roberto e Sara, che sono due amanti della fotografia, grazie a Roberto si fermeranno nello spiazzo per fare una foto al panorama. Uno tra Nicolas e Borti, quelli che non possono essere riconosciuti, chiederà una foto di gruppo a Sara. E una volta che Sara si metterà a fare la foto di gruppo, da sinistra a destra inizieranno a spogliarsi, componendo la frase "mi vuoi sposare". Nel frattempo Roberto si inginocchierà alla destra di Sara e le chiederà di sposarlo. A questa cosa qui dovrebbe girarsi e trovare Roberto inginocchiato. Ok. E quando gli ha detto di sì, sempre a casco su e a giubbino chiuso, ci sarà il pennarello, deve segnare sì. E okay, solo dopo aver segnato sì, a casco ancora su, le dirò: posso venire anch'io? In tutto ciò io sarò dall'altra parte della strada e aspetto il segnale del gruppo, ovvero quello di chiedere a Sara di fotografarli in orizzontale se lo sta facendo in verticale e in verticale se lo sta facendo in orizzontale. Io, una volta che vedo il telefono girarsi attraverso la strada, così ho la possibilità di riprendere con tutto il tempo senza che lei se ne accorga di me. Questa è tutta la teoria, adesso bisogna metterla in pratica. Arrivano le 14:30, Borti e Nicolas partono per il piazzale, passano un'altra ventina di minuti. Ci siamo, manca poco. E la tensione inizia a farsi sentire. Che tensione. E da qui inizia la missione. Manu, tieni d'occhio se passa una 4, che magari sto guardando il telefono. 5 minuti dovrebbe essere qui. Andiamo proprio avanti. Io mi metto qua. Come fa a vedermi qua? Ma è impossibile. Da qua hai anche il mirino per vederli? Non lo noti neanche a sto posto. Tanto adesso lo vediamo passare, lo lasciamo andare un pochettino. Gli diamo 30 secondi, capito? Che ore sono, Dani? Sono le meno 8. Facciamo un ultimo check alla posizione. Ma dovrebbe essere qui, C'è, qua vicino, è a Caltrano. Due curve? Sì. Dai, dai, pronti? Sì, è qua. E qua, è qua. Oddio, che dito fiore. Cioè, ti rendi conto che stiamo per sposare due persone? Sì, cazzo. Io sono iper agitato. Eccolo. Alle tre, giusti, cazzo. Vai, è andato su. Andiamo. Aspetta. Lo prendiamo subito adesso. Vai davanti tu. Sì. Manu, one shot, one kill, questo è. Sì, sta piovendo. Come sta piovendo? Sì che sta piovendo. È che arriviamo dopo di lui. No. È che non lo prendiamo più, vecchio. Ma sì che lo prendiamo, ci sono le macchine. Eccolo qua. Ok, lì, molto bene. Stiamo un po' dietro e poi li superiamo. Esatto, adesso stiamo un po' dietro, tanto c'è il traffico, tipo. Da che va piano apposta. Ok, ci siamo. Lui è l'auto designata. Lui è Roberto. Quando è che lo passiamo? È tanto attaccato all'altra macchina. Vabbè, ma tanto cosa devi fare? Perché volevo mettermi davanti così gli facevo una ripresina. Appena c'è il posto, speriamo qua. Perfetto. Adesso bisogna correre un po'. Sì, ma tanto ci sono le macchine che fermano. Ah, posto, perfetto. C'è anche il trattore. Bene, adesso dobbiamo raggiungere il decimo tornante. Adesso noi ci fermiamo in barricata. Ok, oro. Io mi fermo di là, ok? Scendi. Vai pure. È qua, è già qua. Come è già qua? Guarda, non è questo. Ma perché è già qua? Corri, vai via. Ciao amici, fammi stare qua. Non parlare, Manu, non parlare, sa la tua voce. Manu, devi dirmi quando è libera la strada, quando devo passare. Aspetta, c'è una macchina bianca, un furgone. Ecco, gli sta chiedendo la foto. C'è una foto? Così o in verticale? Piacere, Davis, ce l'abbiamo fatta! Allora, ce l'abbiamo fatta! Finalmente! Grande cazzo! Però incredibilmente tutto è andato come previsto. Sinceramente non pensavo che tutto andasse così bene. Sara non ha dubitato neanche per un attimo. Mi ha gasato veramente molto partecipare a questa proposta. Auguro il meglio a Roberto e Sara. Buon matrimonio. Anzi, dato che ho partecipato alla proposta, potreste anche invitarmi al matrimonio, così posso scroccarvi da bere e da mangiare. Scriviamogli tutti un augurio tra i commenti. Sempre qui sotto con un commento lasciatemi un feedback per questo video, sempre se vi è piaciuto, E noi come al solito ci vediamo domenica prossima, sempre alle ore 13:30, con un nuovo video. Andate in pace. Ciao. No, non ti aspettavi nulla?
E neanche durante il tragitto, niente. Infatti era la mia paura, perché sapevo che prima o poi lo facevo, avevo paura che dopo, essendo una abbastanza intuitiva, di saperlo prima e dopo, è brutto saperlo prima.